Siete già qui? No, stavolta non mi fregate, ero già seduto. Buongiorno. Ci ritroviamo di nuovo qua perché andiamo avanti con le tematiche dei camper low cost. Andiamo avanti in che senso? Che abbiamo trattato il discorso della motorizzazione, da poter ricercare qual è a mio avviso sempre la migliore motorizzazione da poter ricercare in un camper sempre di fascia tra i 4 e i 6.000 euro. Ma c'è da chiedersi anche una cosa importante: che tipo di camper voglio? E la risposta non è così semplice come si penserebbe. Allora, abbiamo detto che avendo a disposizione un budget limitato, se vogliamo, tra i 4 e i 6.000 euro, vogliamo però un camper che non ci dia fondamentalmente problemi, per usare un gergo non proprio fine. Non vogliamo prendere il cadavere che dopo 5 minuti ci si apre come la scatoletta di tonno. Ok, perfetto. Ma dobbiamo chiederci anche come lo vogliamo questo camper. Perché? Perché fondamentalmente esistono quattro tipologie di camper. Abbiamo il furgonato o van, che dir si voglia, di fatto esternamente assomiglia esattamente ad un mezzo commerciale. Quindi esternamente avremo fisicamente proprio il furgone, il vecchio furgone lamierato, a cui c'è la coibentazione interna, sempre le varie finestre, ma l'aspetto e le dimensioni sono molto simili. Avremo poi il mansardato, come l'Arcadia. Si caratterizza dalla parte anteriore sopra la cabina, da questa mansarda. Il profilato o semi-integrale, molto simile al mansardato, ma senza la mansarda. Quindi avremo un camper leggermente più profilato, più spiovente, un pochino più aerodinamico, se di aerodinamica si può parlare quando parliamo di un mattone, e gli facciamo il test nella galleria del vento. E infine, come quarta sezione, abbiamo i motorhome. Ora, non è semplice parlare di questo, perché motivo? Perché in realtà il campo si restringe un po' nel nostro caso, cioè nel caso di camper economici da 4-6 mila euro, perché in quegli anni i van o i furgonati erano veramente pochi e ancora meno ne sono arrivati integri a noi oggi. Basti pensare che fondamentalmente un van di quegli anni poteva assomigliare a un'ambulanza. È brutto da dire, ma adesso non me la ricordo, ma qualche marca di facinoroso costruttore di camper li avevano fatti anche bianchi e arancioni. Cioè, tu non stai bene, figliolo, tu non stai bene. Cioè, già hai un camper, immaginatevi, ve la ricordate, chi se la ricorda, la vecchia ambulanza, no? Con il muso del Fiat Ducato, quello vecchio, che era bianca, bianca e arancione, con la striscia arancione. Ma tu ci vai a fare un camper uguale? Ma fai davvero? Cioè, ci facevano il camper uguale, bianco e arancione, che è arrivata l'ambulanza, non camper. Non ci rimani bene, capito? Però, vabbè. Il problema è questo: non ne sono arrivati integri a noi tantissimi, ce ne sono, ma la scelta è molto ridotta. Perché? Perché parliamo comunque di un furgone. E di conseguenza le problematiche dei lamierati inerenti alla corrosione, alla ruggine, via discorrendo, è abbastanza elevata. Oltre, non c'era tanta scelta. In quel periodo chi la faceva da padrone erano i Westfalia, che ci sono ancora adesso. Quindi chi voleva quel tipo di mezzo andava sul Westfalia, andava sui vecchi Volkswagen, perché erano stra iper collaudati da decine e decine di anni. Entriamo nella categoria profilato mansardato. Camper esteticamente abbastanza simili, riconoscibili e diversi dalla parte anteriore sopra la cabina. Anche qui di profilati in quel periodo ce n'erano, ma non così tanti. Quindi
E non è proprio semplice trovarne, se ne trovano, ma non è così semplice. Il profilato rispetto al mansardato, che vantaggi e che svantaggi dà? In realtà non sono vantaggi e svantaggi, sono differenza di tipologia dell'utente finale. Diciamo che il profilato nell'immaginario è sempre stato dedicato alla coppia. La coppia di signori, passatemi il termine, anziani, che fanno, vivono la loro pensione all'interno del loro camper profilato, molto più abitabile, molto più con spazi meglio ripartiti per due persone. Quindi molte volte troveremo il letto matrimoniale in coda, a volte alla francese, cioè non so perché lo chiamano alla francese, non rettangolare ma con un angolo leggermente delineato, quindi avremo un letto dove non so come cazzo ci si dorme perché fisicamente ne hai uno dritto e quell'altro che dorme così, ti prenderai a cazzotti tutta notte, non lo so, però il letto alla francese. Quindi in coda molto più semplice, il bagno più ampio, una dinette più vivibile e non c'è la mansarda. Oppure a volte c'è la mansarda estensibile per eventuali ospiti. Io vado in camper per stare da solo, ci devo avere, vabbè. Non ce ne sono tantissimi, non ne avevano fatti tantissimi modelli e comunque erano più costosi. Quindi non è così semplice trovarne. Se la vostra esigenza è per due persone, ricercate un profilato, è facile che voi dobbiate leggermente alzare la fascia di prezzo, magari spostarvi intorno ai 10.000 euro. Rimangono, viene da sé, che rimangono fondamentalmente due categorie, che sono il mansardato e il motorhome. Difficile dire che uno sia meglio dell'altro, perché di fatto non è vero, uno non è meglio dell'altro, uno è diverso dall'altro. Il mansardato è il più classico, è, per dare un riferimento, troveremo un 70-30, 70% dei mansardati, 30% dei motorhome. Hanno entrambi vantaggi e svantaggi. Dovete chiedervi voi che cosa avete bisogno del camper. Il problema, sapete qual è? Che se è la prima esperienza, che cosa voi avete bisogno del camper? Non ne avete la minima idea. Non ne avete la minima idea, soprattutto neanche della disposizione interna. Perché ci sono varie disposizioni? Perché magari c'è il letto singolo o a castello, trasversale, longitudinale, in coda, parete laterale? Perché chiaramente cambia la vivibilità interna. Ma la vivibilità la facciamo noi. Quindi siamo noi che decidiamo quale pianta interna del camper è più congeniale per le nostre esigenze. Per questo consiglio, guardatene tanti, 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 salite su tutti. Il camper, se è per la famiglia, si va sempre a vedere con la famiglia. Non fate la disumana di faccio un regalo, arrivo a casa col camper perché 9 volte su 10 è una bella sorpresa, ma non ci avete preso con la pianta. Quindi se decidete che volete il camper, è una decisione della famiglia, guardatelo con la famiglia. Ognuno deve dire la sua, dal più piccolo al più grande deve dire la sua. Quando tutti sono d'accordo, avete trovato il camper giusto. Tornando a noi, il mansardato è di più larga diffusione, quindi trovare il 2, il 3, il 5 posti, io sconsiglio, come vedete voi, di iniziare con camper lunghi, sopra i 6 metri e mezzo. Eviterei. Per due motivi. Uno, non ci siete abituati, il camper è lungo. Due, comunque ci sono costi diversi. Salire su un traghetto con un camper entro i 6 metri ha un costo, dopo i 6 metri ne ha un altro. Non prendo neanche in considerazione il fatto che sopra i 7 metri non si può viaggiare nella terza corsia dell'autostrada e superare dove dobbiamo andare, con dei motori del genere, che quando vanno bene, mentre ti frusti, fai 107 km orari, ma lanciato proprio in carena, giù cattivo, fai 107, non posso viaggiare in terza corsia, ma credimi, a volte non arrivo neanche alla seconda, non è grave questa cosa. Io rimarrei su una dimensione 6 metri, massimo 6 metri e mezzo, che è la maggior parte degli annunci che voi troverete in vendita, di camper che troverete in vendita. Il mansardato vi dà accesso al camper fondamentalmente, ce ne sono una marea. Quindi
rimane il motorhome. Sul motorhome non mi esprimo più di tanto. In che senso? Cioè, mi esprimo come se mi esprimo, però non mi esprimo sul gusto personale per due motivi. Allora, il motorhome di fatto è un camper che nasce dal telaio. Voi immaginate prendere il telaio del furgone, metterci il motore e basta, e costruirci intorno un intero camper. Parlare di robustezza costruttiva e camper sono due cose che se le metti insieme, cioè, è come voler paragonare, cioè provare di mettere insieme Margioglio e le donne, due cose che devono stare separate per natura proprio. Quindi robustezza, rigidità costruttiva e camper danno un po' fastidio come frasettine. Il motorhome ha un vantaggio, meglio coibentato, perché chiaramente la cabina, essendo un materiale metallico, lascia passare sia molto caldo che molto freddo e c'è un netto stacco tra la cellula abitativa e la cabina. E vuol dire, è meglio coibentato, è più vivibile perché ho più spazio, cioè il camper finisce dove finisce il muso, là davanti, ok? C'è un problema che è serio ed è molto importante e da tenere sempre in considerazione. Tutti, sottolineo, tutti i motorhome hanno un vetro anteriore dedicato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è stato costruito esattamente per quel modello. Ed è molto difficile, se non impossibile, che un vetro anteriore di un modello vada bene per un altro. Qual è il problema? Il problema è che noi andiamo a comprare un camper che ha 25-30 anni. Se rompo il vetro davanti, toglietevi già subito dalla testa l'idea che ce ne sia uno di ricambio. Mi sa che cominciate a capire quello che vi sto dicendo. Ho visto purtroppo persone con bellissimi motorhome fermi per dei mesi, mesi, perché non c'era verso di trovare un ricambio del vetro anteriore. Finché prendi la classica giarronata, cioè la sassata in autostrada, ti viene la crepa, Carglass insegna, o chi per loro, ce ne sono 2000 in giro. La resina ti mette a posto, la moneta da 2 euro, mi chiate lì. Ripariamo tutto, va tutto bene, a livello strutturale sono rese epossidiche, quindi va tutto bene, tiene botta, ma se lo rompo, se mi si apre una ragnatela per tre quarti del vetro, non è che lo posso riparare, capito? Non ci posso mettere lo scotch, lo devo cambiare. E se il vetro non c'è, è un problema, perché vuol dire che me lo devo far fare con costi che penso, immaginate cosa voglia dire. Quindi sui motorhome, attenzione, attenzione per questo. Hanno delle diversità, esempio, non hanno lo sportello lato passeggero, non c'è, c'è lo sportello lato guidatore e l'ingresso al motorhome, basta, lo sportellino del conduttore non c'è. Come abbiamo detto, meglio coibentati, più vivibili, c'è un motorhome di 6 metri, ha più spazio a bordo di un mansardato di 6 metri, ok? Perché la cabina è inglobata, nel 90% dei casi i due sedili anteriori si girano e la dinette parte a metà, cioè questo spazio che abbiamo qui ce l'avremo quasi contro la cabina di guida, perché gli stessi sedili della cabina di guida si utilizzeranno da seduta dinette. Viene da sé che io guadagno minimo un metro e un metro in un camper vuol dire veramente tanto, sapete ragazzi, cioè tra 5-6 metri va. Tra 4 e 5 non ne parliamo, ma tra 5 e 6 cambia e tra 6 e 7 ancora di più. Quindi avrò un bagno più grande, avrò rifiniture solitamente superiori. Il motorhome è ancora all'oggi una tipologia di camper più costosa, meglio rifinita. È la punta di diamante, punta di diamante di chi costruisce il camper. Cioè, quindi avrà il profilato, il mansardato e il motorhome. Che è bellissimo, basta dare un occhio ai vari pilot che ci sono in giro, o Cartago, o altri che siano, cioè camper da 70-100 mila euro, una casa che vedo dentro, che tem, riscaldamenti Aldi, una roba, non finisce più, tanta roba. Tornando sempre però a quello che noi ricerchiamo,
Noi ricerchiamo camper dai 4-6 mila euro. Troveremo nella maggior parte dei casi, per riassumere, motorhome e mansardati. Decidete voi perché il motorhome può piacere di più o di meno a livello estetico. Lì, ragazzi, l'estetica è una roba vostra. Ok? È una roba vostra. Nessuno può entrare nel merito di quello che mi piace di più. Piace di più a me, mica deve piacere a te, deve piacere a me. Quindi mi piace di più quel tipo di motorhome, una volta valutato e verificato che va tutto bene, non voglio il mansardato, voglio il motorhome. Tenete però in considerazione quello che vi ho detto. Il vetro anteriore può creare un grosso problema. E quello che sinceramente mi dà un po' fastidio, non lo dicono in tanti questa cosa. Ed è scorretta, perché mi dispiace e mi è dispiaciuto anche amici, vi ho raccontato quello di prima, ma avere un camper perfettamente funzionante che ad aprile ti arriva una legnata e devi cambiare il vetro anteriore e ci riesci a marzo dell'anno dopo, perché ti hanno chiesto 1.400 euro per ricostruirlo. Dà fastidio, quindi tenetela in considerazione. Addirittura conosco persone che se ne sono trovati uno di scorta, camper magari da buttare via, era lo stesso modello, hanno trovato lo stesso, lo sono fatti smontare pagandolo e se lo sono messi da parte, un vetro di scorta, per l'amor di Dio. Però il vetro anteriore nei motorhome è un problema. Può essere un problema soprattutto, e ce ne sono, porca miseria, quelli leggermente curvati, quelli sono terribili, perché finché è pari è grande, poi. Ma quando comincia ad avere forme strane, dimensioni strane, curvature strane, festa grande. E non è così semplice. Detto questo, io terminerei il discorso della tipologia. Spero di avervi dato un attimo di visuale delle quattro tipologie, che purtroppo in realtà, nel nostro caso, quindi camper, lo ripeto sempre, fascia economica 4-6 mila euro, in realtà si riducono a due, motorhome e mansardato. Questo è quanto per adesso, non c'è molto altro da dire. L'unica cosa che mi risento di dirvi di nuovamente, guardateli molto bene i camper e se sono per la famiglia o perché decidete con l'amorosa o con cui sia, guardatelo insieme, tutta la famiglia. L'opinione di vostro figlio che ha 3 anni, per quanto sia ogni tanto valga la legge, qui vige l'uguaglianza, non conta. Nessuno. Purtroppo è importante, potrebbe essere ad un'altezza sbagliata di uno spigolo, che magari voi non avete valutato. Potrebbe non trovare comodo vostra moglie una disposizione dei fuochi, siccome nel 90% dei casi cucinerà lei. In questo caso non è vero, perché in camper cucino io, perché mi piace mangiare bene. Brutto appunto questo. Potrebbe essere che abbia qualcosa da ridire sulla disposizione dei fuochi, sulla disposizione dei pensili, di altre cose. Guardateli tutti insieme, sceglieteli insieme, valutate anche quello che pensate a prescindere non vada bene. Non vi piace il motorhome? Andateli a vedere. Non vi piace il mansardato? Andatelo a vedere. Cercate il profilato? Andate a vedere il profilato o mansardato. Verificateli, guardateli, guardateli meglio, ma guardateli con l'occhio delle vostre esigenze, delle vostre esigenze. Chiudendo il cerchio, troveremo sicuramente molti più camper inerenti a motorhome mansardati, molti meno van profilati, per quello che vi ho spiegato prima. Di queste due tipologie andate a cercare la pianta che più vi soddisfa. Per quanto riguarda questo tipo di argomento, direi che l'abbiamo terminato. Sapete che finché ci sono oggi, quasi quasi 2 lavoretti li vado a fare. Però intanto. They say you don't